Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 82-83, 2 e 4 settembre del 1901. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere unito col Santo Padre e pareva che gli dicesse: «Le cose fin qui sofferte non sono altro che tutto ciò che io passai dal principio della mia passione fino a che fui condannato alla morte. Figliolo mio, non ti resta altro che portare la croce al Calvario». E mentre ciò diceva, pareva che Gesù benedetto prendesse la croce e la metteva sulle spalle del Santo Padre, aiutandolo lui stesso a portarla. Ora, mentre ciò faceva, ha soggiunto: «La mia Chiesa pare che stia come moribonda, specie in riguardo delle condizioni sociali, che con ansia aspettano il grido di morte. Ma coraggio, figliolo mio, dopo che sarai giunto sul monte, all'innalzarsi che si farà della croce, tutti si scuoteranno e la Chiesa deporrà l'aspetto di moribonda e riacquisterà il suo pieno vigore. La sola croce ne è il mezzo. Come la sola croce fu l'unico mezzo per riempire il vuoto che il peccato aveva fatto, e per unire l'abisso di distanza infinita che c'è tra Dio e l'uomo, così a questi tempi la sola croce farà innalzare la fronte della mia Chiesa coraggiosa e risplendente per confondere e mettere in fuga i nemici.
Detto ciò, è scomparso e dopo poco è ritornato il mio diletto Gesù, tutto afflitto, riprendendo il suo dire. Figlia mia, quanto mi duole la società presente. Sono mie membra e non posso farne a meno di amarli. Succede a me come a quel tale che avesse un braccio, una mano infetta e piegata. La odia forse? La bordisce? Ah, non già. Anzi, le prodiga tutte le cure. Chissà quanto spenda per vedersi guarito. E questo membro infetto gli è causa di fargli dolorare tutto il corpo, di tenerlo oppresso, afflitto, fino a tanto che non giunge ad ottenere l'intento di vedersi guarito. Tale è la mia condizione. Vedo le mie membra infette, piegate. E vi sento dolore e pena, e per questo mi sento più tirato ad amarle. Oh, come è diverso l'amore mio da quello delle creature. Io sono costretto ad amarle perché cosa mia, ma loro non mi amano come cosa loro. E se mi amano per proprio loro bene. Dopo ciò è scomparso ed io mi sono ritrovata in me stessa. Continuando a venire il mio adorabile Gesù, questa mattina appena visto mi sentivo un'ansia di chiedergli se mi avesse perdonato i miei peccati e perciò gli ho detto: Dolce amore mio, quanto bramo di sentire dalla vostra bocca se mi avete perdonato i tanti miei peccati. E Gesù si è avvicinato al mio orecchio e col suo sguardo pareva che mi scrutinasse tutto il mio interno e mi ha detto: Tutto sta perdonato e te li rimetto. Non ti resta altro che qualche difetto fatto da te alla sfuggita senza tua avvertenza, eppure te li rimetto. Dopo ciò pareva che Gesù si mettesse da dietro le spalle e toccandomi le reni con la sua mano, tutte me le fortificava. Chi può dire ciò che sentivo a quel tocco? So dire solamente che vi sentivo un fuoco refrigerante, una purezza unita ad una fortezza. Dopo che mi ha toccato le reni, l'ho pregato che facesse lo stesso al cuore e Gesù per contentarmi ha condisceso. E dopo mi pareva come se Gesù benedetto fosse stanco per causa mia e gli ho detto: Dolce mia vita, siete stanco per causa mia, non è vero? E lui: Sì, almeno sii grata alle grazie che ti sto facendo, perché la gratitudine è la chiave per poter aprire a proprio piacere i tesori che Dio contiene. Sappi però che questo che ho fatto ti servirà per preservarti dalla corruzione, per corroborarti e per disporre l'anima del corpo tuo alla gloria eterna. Dopo ciò pareva che mi trasportasse fuori di me stesso, fuori di me stessa, e mi faceva vedere la moltitudine delle genti ed il bene che potevano fare e non fanno, e quindi la gloria che Dio deve ricevere e non riceve. E Gesù tutto afflitto ha soggiunto: Diletta mia, il mio cuore arde per l'onore della gloria mia e per il bene delle anime. Tutto il bene che omettono, tanti vuoti riceve la mia gloria. E le anime loro, ancorché non facessero il male, non facendo il bene che potrebbero fare, sono come quelle stanze vuote che, sebbene belle, non c'è niente da ammirare che colpisca lo sguardo, e quindi nessuna gloria ne riceve il padrone. E se un bene si fa e l'altro si tralascia, sono come quelle stanze tutte spopolate che appena qualche oggetto si scorge senza nessun ordine. Diletta mia, entra a parte di queste pene e degli ardori del mio cuore, che sente per la gloria della maestà divina e del bene delle anime, e cerca di riempire questi vuoti della mia gloria, e potrai farlo con non far passare momento della tua vita che non sia unita con la mia, cioè in tutte le tue azioni, sia preghiera o patimento, riposo o lavoro, silenzio o conversazione, tristezza o allegrezza, anche il cibo che prenderai, insomma tutto ciò che ti potrà accadere, metterà l'intenzione di darmi tutta la gloria che in tali azioni le creature dovrebbero darmi e di supplire al bene che dovrebbero fare e non fanno, intendendo di replicare l'intenzione per quanta gloria non ricevo e per quanto bene ammetto. Se ciò farai, riempirai in qualche modo il vuoto della gloria che devo ricevere dalle creature, ed il mio cuore vi proverà un refrigerio ai miei ardori, e da questo refrigerio scorreranno rivoli di grazia a pro dei mortali, che infonderà maggior fortezza per fare il bene. Dopo ciò mi sono ritrovata in me stessa.
Bene, cominciamo la meditazione su questi due capitoletti, cominciando da una bellissima, ecco, meditazione di Gesù stesso, ecco, meditazione e esortazione sulla situazione della Chiesa, che per chi conosce bene le apparizioni mariane non si può non pensare, ascoltando queste parole, cioè che la Chiesa deve salire sulla croce. Deve percorrere la Via Crucis e solo attraverso la croce risplenderà di rinnovato appunto splendore e confonderà e metterà in fuga i suoi nemici. Qui è impossibile non pensare alla visione del cosiddetto terzo segreto di Fatima, no? Quindi quel vescovo vestito di bianco che sale questo monte e in vetta al quale c'è la croce piantata. E gli angeli che raccolgono il sangue sgorgante da quella croce e poi innaffiano le genti con quel sangue e da questo le genti ne traggono sollievo, insomma, il ristoro, no? Il Papa a cui Gesù dice, lui sapeva che gli dicesse queste cose, era Leone XIII, perché il 2 settembre del 1901 era ancora Papa. Per un altro paio d'anni, fino al 20 luglio del 1203, del 1903, Papa Leone XIII, Gioacchino Pecci, il Papa della Rerum Novarum, il Papa del Rosario soprattutto, il Papa del tentativo, diciamo, di preservare la purezza dottrinale della Chiesa con il vigore che diede la neoscolastica per quanto riguarda gli studi teologici. E anche il Papa che consacrò il XX secolo al Sacratissimo Cuore di Gesù nel 1900, all'inizio dell'anno. Quindi è stato anche quindi un grande Papa, non ancora santo purtroppo, ecco, ma a mio modestissimo avviso sarebbe da rivedere, insomma, bene, perché è stato veramente un grande Papa, Leone XIII. È stato anche il Papa, accennavo prima, da cui andò Santa Teresa di Gesù bambino a chiedere il permesso di entrare in monastero prima del tempo, insomma, per chi conosce la sua storia. Quindi c'è questa esortazione, ecco, insomma, il Papa era già molto molto anziano, Papa Leone XIII è morto anzianissimo, se non ricordo male, era nato nel 1810, credo, non molto lontano da dove mi trovo a vivere io oggi, perché era di Carpineto Romano, e è morto a 93 anni, quindi nel 1901 ce n'aveva già 91, insomma, quindi era molto anziano. E ancora questo Papa così anziano, gli viene detto, ecco, cioè, Gesù prende la croce, gliela mette sulle spalle aiutando a portarla, no? Coraggio, figliolo mio, che dopo che sarai giunto sul monte, all'innalzarsi che si farà della croce, tutti si scuoteranno. La Chiesa deporrà l'aspetto di moribonda e acquisterà il suo pieno vigore. Questa dimensione, io penso che tutti noi, membri della Chiesa, semplici fedeli, membri della gerarchia, dai più alti, più bassi e più alti gradi, religiosi, religiose, tutti, ecco, coniugi, dobbiamo mettercelo bene in testa, perché anche adesso, come dire, il calvario della Chiesa non sembra essere finito, più che altro per le difficoltà, insomma, che si incontrano sia nei rapporti col mondo, sia anche per alcune difficoltà interne. Ma la soluzione, tra virgolette, ecco, dei problemi della Chiesa, oltre che la vita nella divina volontà, l'abbiamo già visto tante volte quanto è importante. E poi Gesù, nel secondo paragrafetto, vedremo che comincia ad iniziare un pochino Luisa ad alcuni modi molto particolari di pregare, no? Che devono essere i nostri. Però insieme a questo è una decisa opzione preferenziale per la croce. Cioè, la Chiesa risorge quando persone che la amano sono pronte a soffrire, oserei dire, in lei, cioè dentro la Chiesa, con lei, cioè con la Chiesa e anche per lei,
Santa Caterina da Siena, la grande artefice del rientro dei papi da Avignone, che aveva così tanto a cuore la rinnovazione della Chiesa, basta leggere la biografia, insomma, la vita che ha avuto, no? E le penitenze anche volontarie che ha fatto, quasi tutte con queste intenzioni, no? Ecco, l'amore immenso. E Gesù non mancò di rivelare a Santa Caterina da Siena delle cose molto forti che si leggono nel dialogo della Divina Provvidenza, no? Quindi una situazione molto degradata anche del clero del suo tempo, dei peccati molto brutti, insomma, che impressionante, perché Gesù, io ricordo bene quando lessi quest'opera, glieli mostra nel dettaglio. Capite, quando si vedono poi certe cose del passato, a volte viene il pensiero di Sant'Agostino, no? Noi stiamo sempre a lamentare del presente, ma pensando, o meglio, a volte mitizzando anche, no? Le età passate come età auree, ma durante le età passate, i presenti dell'età passata mitizzavano le età ancora più passate come età auree, insomma, no? Gesù dice: noi ci facciamo un'idea idilliaca del passato semplicemente per il fatto che è passato e perché non c'è più, ma ogni circostanza, ogni periodo storico ha chiaramente le sue difficoltà, insieme anche alle sue prospettive, insieme anche ai suoi aspetti positivi. Questo non è un voler ignorare o minimizzare, ma è essere semplicemente consapevole. Il demonio non va mai in ferie, quindi non cessa di tormentare la Chiesa con forme sempre rinnovate, sempre più sottili, sempre più raffinate, e per nuocerle, ecco, soprattutto per uno scopo, no? Per impedire la salvezza del maggior numero di anime, che è l'unico motivo per cui il diavolo è costantemente al lavoro. E questo lo sappiamo, proprio Leone XIII scrisse quella bellissima preghiera a San Michele Arcangelo, supplicandolo, ecco, di scendere in campo e di difendere la Chiesa contro la cattiveria degli spiriti maligni, appunto, che errano nel mondo per perdere le anime, no? Dobbiamo sempre ricordare che non c'è altra finalità dell'azione del diavolo che la perdizione delle anime, vissuta come sfida e vendetta contro Dio, che gli ha dato l'umiliazione di farsi uomo, innalzando una donna, una creatura al di sopra di ogni dignità, per la sua salvezza, insomma, per la salvezza di un essere di molto inferiore alla natura angelica e molto degradato. Quindi questo al diavolo non è mai andato giù, la sua cattiveria, insomma, perpetua, ecco, e irreversibile. Lo fa operare in ogni tempo e in ogni modo, a meno che il nostro Signore, come si legge in alcuni passi del libro dell'Apocalisse, non gli metta qualche catena e lo blocchi definitivamente. Ecco, ma questo è operazione che non sempre accade, raramente accade, e noi dobbiamo prendere atto del misterioso lavorio del male e combattere, quindi non lasciarci travolgere dalle sue astuzie, dalle sue trappole o dalle sue seduzioni. Ecco, Gesù poi, sempre nel primo capitoletto, spiega, bellissima questa immagine, no? Il suo amore verso le creature, che non cessa nonostante la loro indegnità, e le paragona appunto ad un arto malato. Bellissima immagine. Se noi abbiamo una mano in cancrena, chi sta in cancrena è la mano. Ma appunto, prima facciamo di tutto per salvarla, prima di farcela tagliare. E punto secondo, quello non è il problema della mano, quello è un problema mio se c'è una mano in cancrena, perché attraverso la mano io sto male, è tutta la mia persona che sta male, no? Quindi non è un fatto periferico. Ecco, e qui chiaramente Gesù sottintende la bellissima immagine, verissima, sanzionata dai documenti più autorevoli della Chiesa come corpo di Cristo, no? E sue membra noi siamo. Quindi un peccatore, prima di ogni altra cosa, ecco perché dovrebbe fare tanta compassione, ed ecco perché dobbiamo fare il possibile per cercare di farlo tornare all'amore di Dio. Dà oggettivamente un dolore a Gesù perché è come un arto del suo corpo, e lo fa soffrire, non poco.
Quindi non dobbiamo dimenticare, insomma, queste belle immagini ed esortazioni di Gesù. Poi abbiamo il secondo capitoletto, dove, dopo l'esperienza particolare di Luisa che chiede a Gesù la rimissione dei peccati, Gesù la concede però gli dice: guarda che resta ancora qualche difetto fatto da te alla sfuggita, senza tua avvertenza, eppure te li rimetto. Bisogna meditare su questa frase, perché i difetti fatti senza avvertenza dobbiamo levarceli. Come? Facendo maggiore attenzione, perché le cose che ci sfuggono senza avvertenza, quindi un momento, un vuoto, una disattenzione, appunto, sono cose leggere perché fatte senza piena avvertenza, ma appunto la non piena avvertenza è un difetto, nel senso che dobbiamo piano piano imparare, lo sappiamo, a stare con Gesù H24 in modo tale che non avvenga che io mi metto a fare un po' di pensiero, un po' di chiacchiere, così per conto mio, perdendo il senso della presenza di Gesù, no? E quel senso interiore che deve starci: oh, ma che sto di? Sto dicendo cose sensate, sto facendo parole inutili, sto dicendo sproloqui vani, peggio, sto facendo qualche piccola maldicenza, qualche chiacchiera, qualche pettegolezzo, sto mortificando le persone, sto facendo una battuta di cattivo gusto, non lo so, no? Ecco, quindi, certo, c'è il Salmo 18, se non ricordo male, che dice: le inavvertenze chi le discerne, assolvimi dalle colpe che non vedo. Bellissima espressione, no? E sempre quando ci andiamo a confessare, io lo faccio, lo confesso, insomma, che lo faccio, esorto i penitenti a farlo. Al termine della confessione è sempre bene fare un atto di doverosa umiltà e verità, cioè chiedere perdono a Gesù di tutte le cose che non vediamo, che non ricordiamo, che abbiamo commesso appunto senza piena avvertenza e di cui non siamo coscienti, rinnovare il pentimento dei peccati della vita passata che avessimo dimenticato e non avessimo mai portato al confessionale, non per malizia, ma appunto per dimenticanza, no? In considerazione della miseria dell'essere umano. Ecco, una cosa più importante è che qui, stranamente, insomma, Gesù, dolce mia vita, siete stanco per causa mia? Non è vero, risponde di sì. È abbastanza raro che dal cielo, insomma, facciano queste cose, insomma, no? Perché a questa domanda rispondere di sì corrisponde una piccola mortificazione da parte della creatura, e se Gesù gliela dà, vuol dire che era necessaria, perché se può, lo stile di Gesù e anche lo stile di Maria è quello di risparmiare una mortificazione, se possibile. Ecco, si vede che voleva polarizzare l'attenzione di Luisa sulla gratitudine. Ecco, questo è un tema molto importante. Chiave per poter aprire a proprio piacere i tesori che Dio contiene, cioè noi delle più piccole grazie ricevute da parte del Signore, quindi figuriamoci poi se diventassero medie o grosse, noi dobbiamo rendergli grazie. La liturgia della Chiesa ci educa su questo, no? L'ho detto tante volte in tante omelie che ho fatto. Prima della consacrazione eucaristica, durante il prefazio comincia sempre così: c'è un'esortazione, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, i fedeli rispondono: è cosa buona e giusta, e poi il sacerdote riprende: è veramente cosa buona e giusta. L'espressione più ricorrente è il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Per cosa? A te, Signore Padre Santo, per il dono di Gesù Cristo, tuo Figlio, e di tutte, quindi le grazie, sottinteso, che ci piovono attraverso di Lui. Ecco. Questo deve essere una cosa molto molto profonda, la gratitudine è un fatto molto profondo del cuore, no? Cioè, noi dobbiamo ritenerci profondamente indegni anche solo di uno sguardo del nostro Signore. Perché lo siamo, guai a chi pensa di non esserlo, cioè tutto quello che noi riceviamo da Lui è sempre pura misericordia, perché non siamo assolutamente degni di nulla, non meritiamo nulla, se non, questo dicevano i santi, questo io mi sento di sottoscrivere al 100%, se non l'inferno e la dannazione, d'accordo? Perché per raggiungere questa cosa basta un peccato mortale commesso, ecco, e molto difficile trovare una persona che non abbia fatto manco uno, quindi una volta che uno ha meritato l'inferno,
è uscito da questo stato per pura misericordia di Dio, deve considerare grazia e misericordia gratuita tutto quello che riceve e quindi annichilirsi quando riceve una grazia, come faceva Maria Santissima, annientarsi nel proprio nulla e ringraziarne il Signore, accoglierla certamente, perché le grazie non si sprecano, ma ringraziarne tanto il Signore. E più saremo grati e più grazie riceveremo. Meno saremo grati e più e meno ne riceveremo, no? C'è quella parabola del Vangelo dove Gesù ci ricorda il valore della gratitudine, la guarigione dei 10 lebbrosi, no? Lui gli dice: andate a presentarvi al sacerdote, mentre vanno, sono tutti mondati, e uno solo torna indietro a dire grazie a Gesù. E Gesù non nota, Ah, stai tornando solo tu, gli altri 9 dove stanno? Non nota. Non è che non lo nota. Ecco, poi c'è un altro, l'ultimo punto, ecco. E qui c'è un'introduzione di Gesù, un'introduzione tacita a, potremmo chiamarle, alle leggi del mondo della divina volontà. Ecco, Gesù gli fa vedere questa moltitudine di anime, attenzione, che non danno gloria a Dio non facendo il male, ma non facendo il bene che potrebbero fare, oppure facendo un pochino di bene e molto altro tralasciandone. Gesù dice: è come una casa dove tu vedi delle stanze belle, ma non arredate. Che ci fai con una stanza vuota? Ci fai niente. Oppure mettiamo dentro una stanza, no? Dice quelli che fanno poche cose, dice sono stanze spopolate che appena qualche oggetto si scorge. Supponiamo che in una stanza tu vedi, non lo so, un comodino e una sedia e un quinto di un'anta di un armadio. Che ci fai con una stanza così? Non ci fai niente. Le stanze devono essere arredate con gusto e con i mobili e suppellettili proprio di ogni tipo di stanza, perché la stanza da letto si arreda in un modo, soggiorno in un altro, la cucina in un altro, il tinello in un altro, il bagno in un altro, eccetera, no? Ecco, allora Gesù comincia a parlare, spiega bene dei vuoti della gloria alla maestà divina, perché noi, cioè, dimentichiamo facilmente, ecco, il motto di Sant'Ignazio di Loyola, che era ad maiorem Dei gloriam, cioè che gli uomini sono gravemente tenuti a dare gloria a Dio, tenuti, non è un optional. Poi che il Signore non faccia violenza e non lo esiga a forza di sganassoni è un altro discorso. Questo dipende dal fatto che Dio rispetta la nostra libertà, ma di per sé l'uomo è tenuto a dare gloria a Dio perché è stato creato da Lui, perché ha ricevuto da Lui l'essere e i doni e le grazie che devono essere impiegati, devono essere trafficati per il bene. Perché Dio ne riceva, si chiama tecnicamente in teologia, quella gloria accidentale, che è diversa dalla gloria essenziale che Dio ha in quanto Dio, e quella non la tocca nessuno, né qualcuno gliela può dare, né qualcuno gliela può togliere. Ma la gloria accidentale è la gloria che Gesù riceve appunto dalle creature ed è proporzionata a quanto le creature fanno quello che lui vuole in tutto. E la massima gloria di Dio è la vita nella divina volontà, ormai lo sappiamo. La negazione, cioè il togliere a Dio tutta la gloria accidentale che gli è dovuta, è peccato mortale nella sua massima espressione, no? E qui allora Gesù dice: bene, questo è un dato di fatto. Qui ci sono tanti vuoti, non soltanto per i peccati commessi, ma per il bene non fatto. E allora qui Gesù gli insegna quello che poi avrebbe spiegato meglio con i giri, no? In tutte le azioni, preghiera o patimento, mettici l'intenzione, adesso lo vedremo, di darmi tutta la gloria che in tale azione le creature dovrebbero darmi e di supplire al bene che dovrebbero fare e non fanno, intendendo di replicare l'intenzione per quanta gloria non ricevo e per quanto bene metto. Noi sappiamo che in ogni giro, dovunque lo facciamo nel Fiat Creante, nei misteri della vita di Gesù, nel Fiat Redimente, c'è sempre questa intenzione, anzitutto di gratitudine, no? Perché si riconosce il ti amo di Dio, anche in tutti quanti i doni di grazia e di natura che ha dato agli esseri umani, quindi sono ancora un grande ti amo di Dio, lo si ringrazia in primis, personalmente, e poi si va a mettere il proprio ti amo lì, in
in una creatura, se una creatura inanimata, non lo so, nel cuore immacolato di Maria, sto facendo un giro nella vita della Madonna, oppure nei suoi passi, nelle sue opere, così vale per la vita di Gesù, oppure in tutto, se sto facendo un giro nel Fiat Santificante, vedo una persona che fa una cosa brutta e cerco di mettere il ti amo in quel cuore, perché? Perché ho l'intenzione di riparare quel male commesso e di coprirlo con il mio ti amo e di invocare per quella persona il regno del Fiat Supremo. Quando si fa un giro nel Fiat Creante, per esempio, c'è sempre la triplice intenzione, facciamo un po' di ripasso, c'è il ti amo mio, il ti amo che metto nella creatura e il ti amo che formulo a Dio, alla Divina Volontà, a Gesù, la stessa cosa, per me e per tutti, cioè per riparare tutti i ti amo non detti al Signore in gratitudine e in risposta a quell'atto d'amore che Lui fa per la creatura. E quindi questo poi sarebbe stata la vita di Luisa che girava in continuazione e noi sappiamo insomma che anche le esperienze straordinarie che Luisa ha vissuto, quindi tutto quanto l'amore che dava personalmente lei come singola anima a Gesù, non era solo un fatto personale. Gesù lo spiega tante volte, era anche riparazione per tutto il disamore da parte delle creature, no? Ecco, Gesù che delle volte si andava a prendere gli sfoghi d'amore con Luisa, no? Sono cose molto belle che devono farci pensare perché, come dire, attengono a degli elementi caratteristici proprio, no? Della vita nella Divina Volontà. Cioè la vita nella Divina Volontà è vita che gira appunto nel Divino Volere dappertutto, quindi abbraccia tutte le creature animate, inanimate, presenti, passate, future, l'universo intero e correndo appunto nel Divino Volere, si incarica di riparare e di dare a Dio tutta la gloria e tutto l'amore che non gli viene, che non gli è venuto. E con un'efficacia, tra l'altro, immensa di questo atto che realmente, come Gesù spiega, riempie il vuoto della gloria che devo ricevere dalle creature, in qualche modo, certamente, no? E il mio cuore vi proverà un refrigerio ai miei ardori. E da questo refrigerio, ecco perché questo è il modo con cui si fa il maggior bene possibile alla Chiesa e ci riallacciamo a dove è cominciata la meditazione, da questo refrigerio scorreranno rivoli di grazia pro dei mortali, che infonderà maggiore fortezza per fare il bene. Quindi la Chiesa non si rinnova senza tanta grazia, ma la grazia bisogna trovare i canali per farla scendere. Questo è un canale privilegiatissimo e che consente un flusso di grazie abbondantissimo, è il migliore in assoluto. Ecco, quindi prima ci posizioniamo, ecco, su queste lunghezze d'onde, e meglio sarà non solo per noi, per la nostra vita personale, ma anche per la Chiesa e per il mondo intero. Santa Vergine Divina Maria, come sempre, troviamo in te il modello perfetto di tutte le cose che abbiamo meditato, un affidamento particolare per la persona del Papa, attualmente in carica nella Chiesa, perché possa dal Signore ricevere la forza, ecco, di offrire anche lui, come ogni degno sommo pontefice, servo dei servi di Dio, la testimonianza dell'amicizia con la croce, del saper anzitutto soffrire con la Chiesa, e per la Chiesa, mettendosi realmente, come certamente già fa, alla testa e a capo dei fedeli che guida nella conformazione a Cristo crocifisso. Concedici sempre, ottienici sempre la grazia di poter vivere in una più profonda gratitudine, il perdono di tutti quanti i nostri peccati, e ecco, di imparare sempre più e sempre meglio queste spirituali operazioni del girare a scopo di riparare, a scopo di consolare il cuore di Gesù e di supplire ai vuoti di gloria che Dio, tra virgolette, subisce a causa delle distrazioni, delle inadempienze, dell'ingratitudine, del non amore delle creature. Tu questo l'hai fatto in maniera perfettissima, aiutaci anche noi, aiuta anche noi a farlo sempre più e sempre meglio.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.